Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici. Sono sempre io, il caro Nicola. Dopo aver parlato delle sfide di calcio maschile e femminile nella giornata di ieri, quest'oggi trattiamo la pallacanestro maschile, senza dimenticare che comunque a Trani abbiamo avuto fino a qualche anno fa anche una prima squadra femminile. Speriamo che ritorni quanto prima questa tradizione anche al femminile. Comunque, partiamo dalla sfida casalinga che vedrà impegnata la Fratelli Lotti New Juve Trani contro il Mesagne. I bianconeri tranischi sono in decima posizione con 4 punti. In casa hanno vinto e pareggiata una, scusate pareggiate, non mi confondo con il calcio, volevo dire ne hanno vinta e persa una, quella persa contro l'Adria Bari, quella vinta contro la scuola di basket Lecce. E nell'ultima gara i nostri ragazzi sono stati reduci dalla trasferta vittoriosa di Taranto contro Santa Rita Taranto per 96-85. Il Mesagna è tredicesimo, penultimo a 0 punti, quindi ancora a secco, all'asciutto. In trasferta 2 sconfitte su 2, la prima in casa a Trani contro la Fortitudo, la seconda a Lecce contro la scuola di basket. Nell'ultima partita è caduta in casa contro il Corato, il nuovo Matteotti Corato, per 76-64. Passiamo ora invece ad un'altra bella, molto bella partita, quella tra la Virtus Molfetta e la Fortitudo Basket Trani. La Virtus Molfetta è seconda con 8 punti, con 4 vittorie, tra cui 2 in casa su altrettante gare disputate, la seconda contro il Barletta, e nell'ultimo match vittoria a Bari per i molfettesi 77-69. La Fortitudo Trani invece è reduce da un turno di riposo forzato visto il posticipo della partita della settimana scorsa che c'è stato. Biancazzurri che al momento occupano la dodicesima posizione con soli 2 punti e una gara da recuperare, appunto. Fuori casa il ruolino purtroppo è abbastanza negativo con 2 sconfitte su 2, la prima a Lecce, la seconda a Corato. E proprio qui a Corato persero 77-60. Che altro possiamo dire? Che, come detto per il calcio, rinnoviamo anche qui per la palla a spicchi una fiducia ai nostri ragazzi che possano cercare di fare belle prestazioni, di ottenere una vittoria. Speriamo in bene, poi ovviamente ci sarà il resoconto da parte mia dei risultati alle classifiche. Ora l'ultimo appuntamento rimane quello di domani, dove parleremo di pallavolo femminile con la compagine dell'Adriatica Volley Lavinia Group Trani di Serie B2 femminile Girone I e di Serie D regionale Girone A. Grazie a tutti, di nuovo come sempre, viva lo sport, viva la vita! E che vinca il migliore.